Questo TGDO è offerto da La Doria, da Sildear e da Acqua Minerale Alcalina Maniva pH 8. Unicoop Tirreno raddoppia l'utile e investe sulla rete. Piano industriale da 60 milioni per biscotti Critch. Spar International entra in Lettonia e Kazakistan. Bonifiche Ferraresi si allea con Loacker e Fabianelli. CIA Conad, vendite al dettaglio per 2,54 miliardi. Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna, disponibile sui canali di edizioni DM e dell'emittente giornale radio. Scopriamo insieme quali sono state anche questa settimana le principali notizie che hanno interessato il mondo del retail e del largo consumo. Nel 2021 raddoppia l'utile netto di Unicoop Tirreno, che raggiunge 1,8 milioni di euro. Il margine operativo è ora di 13,2 milioni, con una crescita di 30 punti, mentre le vendite lorde al dettaglio superano gli 850 milioni. Gli investimenti, pari a 16,5 milioni, sono stati destinati per la maggior parte all'ammodernamento dei punti vendita, resi anche più sostenibili. Tali risultati sono stati ottenuti in seguito all'adozione, 5 anni fa, di un piano industriale che ha permesso di rendere efficienti i costi, di ritornare all'utile e di adeguare e migliorare la rete. 22 milioni di euro per nuova industria biscotti Critch, che ha formulato un piano di investimenti quadriennale del valore di 60 milioni, pari alla metà del fatturato. A emettere la linea di credito, che copre circa un terzo dello stanziamento totale, sono BNL BNP Paribas e Unicredit, assistite da SACE tramite Garanzia Italia. Gruppo Critch, fra i leader nazionali del settore dei prodotti da forno industriali, nel 2021 ha realizzato ricavi da 120 milioni di euro, registrando un incremento dell'8% sull'anno precedente. Spar International amplierà la propria presenza in Europa, con l'apertura di Spar Lettonia a metà del 2022. La Repubblica Baltica sarà il 18° paese dell'Unione Europea a entrare nella rete del Maxi Consorzio, che inoltre porterà il proprio marchio in Asia centrale, con il lancio di Spar Kazakistan previsto per la seconda metà del 2022. Spar, il maggiore gruppo volontario mondiale della distribuzione associata, ha chiuso il 2021 superando la soglia dei 40 miliardi di fatturato, con una rete di 16.000 negozi in 48 mercati. Bonifiche Ferraresi continua ad ampliare le proprie alleanze. È stato stipulato infatti un accordo con Loacker per un corrispettivo di 2,5 milioni di euro, che prevede la coltivazione e vendita di nocciole di alta qualità su un terreno di circa 400 ettari. Nell'ambito della pasta fresca, invece, è stato acquisito il 30% di Pastificio Fabianelli, che ha chiuso il 2021 con un fatturato di 16 milioni di euro, di cui l'80% derivante dalle esportazioni. CIA Conad archivia il 2021 con il segno più. Le vendite al dettaglio, infatti, hanno toccato i 2,5 miliardi di euro e il patrimonio netto ha superato gli 811 milioni di euro. Il territorio della rete si estende dalla Romagna a San Marino alle Marche settentrionali e comprende anche il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e parte della Lombardia, dove è presente a Milano e in alcuni comuni della provincia. Bene, anche per questa settimana è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna. Grazie! Questo TGDO è stato offerto da La Doria, da Sildear e da Acqua Minerale Alcalina Maniva pH 8.